Siamo quasi un minuto. Eccoci qua. Ciao a tutti. Allora iniziamo subito col dire che chi ci vedrà su YouTube, solita cosa, ripeto sempre, di guardare sotto nel link in descrizione, perché se vuoi iscriverti a Twitch è gratis come su YouTube. Poi troverete in descrizione sotto il link per vedere le nostre partite in diretta, perché su YouTube le mandiamo in replica, ma se vuoi giocare con noi, dare consigli, partecipare alla partita, clicca sotto in descrizione, lasciamo un link, fai click, ti registri, poi una cosa importante, fai segui, troverai sotto in viola segui. È un po' come fare il mi piace, però cosa succede quando facciamo una partita? Viene avvisato tutto lì, però vabbè, è importante. Comunque, ciao a tutti, iniziamo, riprendiamo la partita da dove eravamo arrivati oggi. Allora, stiamo facendo delle sottomissioni per arrivare a livello 21, perché... Allora, vi facciamo vedere un attimino dove siamo arrivati. Allora, abilità, abbiamo 6886, per passare di livello dobbiamo andare a 6004, se vedete qua sotto in basso, dove vi sto indicando adesso, cosa importante, abbiamo già due abilità. Adesso quando ogni livello ce ne regalano una, andremo a prendere un'opzione per tre abilità, visto che stiamo andando avanti, per avere qualche punto di forza in più. Allora riprendiamo, andiamo subito a vedere cosa c'è disponibile. Allora arriviamo subito. Allora, un secondo, che mi sto perdendo un pezzo. Oh, guardate questa roba qui, scusate un secondo. Arrivo ragazzi, portate pazienza un secondo. Allora, ufficialmente si parte, guardiamoci la nostra mappa e cerchiamo una missione qua intorno, più o meno del nostro livello. Quindi, qua cosa abbiamo? Non so cos'è, non andiamo a complicarci la vita, partiamo da qualcosa di più soft così entriamo un po' nel gioco. Ecco qua, allora, depreda il tesoro. Siamo abbastanza vicini, infatti 250 metri, possiamo chiamare il nostro... Eccolo qua, avete visto che roba, precisione, cammello, allora il cane, ma per piacere, vergognati. Oggi cagnone da Svalbard, lo sai. Allora, siamo a 130 metri. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua. A quanti metri siamo? Dove è finito? Ciao a tutti quelli che sono collegati. Allora, hello to everyone. For the international Twitcher, where are you coming from? If you want to comment, you are very, very, very welcome. Per invece gli italiani, ciao a tutti. Se volete commentare o partecipare alla partita, fatelo pure. Ciao al Depo, il nostro moderatore ufficiale, sempre presente. Un grande grazie. Allora, adesso, però abbiamo impostato qua la mappa, la missione, e non vedo un tubazzo. Come mai? Rimettiamola, perché a volte, non so come mai, le perdiamo. Allora, 31 metri, vediamo dov'è. Piano, ecco qua, è qua. Ok,
La prossima sottomissione è qui. Allora. Questa qua, dov'è che l'è? E dov'è? Qui c'è il cammello, qui c'è il tavolo. Per aprire il registro seguire una missione. E allora? Dov'è la missione? If you have any idea, please comment. We don't find the mission. I set for reach the mission here, but I don't find it. Se avete idee di come trovare e dove proseguire, scrivete, perché ho provato già due volte a impostare, ma vedo che non riusciamo ad andare avanti. Rimettiamola. Sotto le palle. A 9 metri in alto. Ah, allora è qua sopra. Vediamo un po'. Via! Porca savacca, sempre in mezzo. Eccolo lì il pallino. Vai, vai, voilà! Prendi, 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 prendi. Cristallo di carbonio. Voilà! Subito 300 XP. Allora, interagisci. Ti sfido, l'ultima sfida era pericolosa, forse è meglio rallentare un attimo. Comunque ti sfido a borseggiare un po' di persone nel tempo di Aristotele. Vabbè, andiamo a cercarceli perché tanto se ne frega niente. Vediamo un attimino nella mappa cosa c'è da fare qua intorno. Trovo il papiro nascosto, no? Direi di no perché è una gran rottura al bar. Statua di Tolomeo, non sappiamo cos'è. Questa l'abbiamo fatta. Se vedete, le missioni fatte hanno una piccola spunta a destra gialla. Allora, vediamo un attimo. Questa qui è ancora da fare. No, questo è un viaggio rapido. Questo cos'è? Ok, potremmo andare a cercare questa, giusto? Fissata. Bene. E poi mi sa che c'è anche questa qui, che però quella da lì... No, vabbè, iniziamo con una. Allora, è a 300 metri, adesso dobbiamo scendere di qui. Giù, dai, tanto non succede niente, scendi. Voilà. Eccolo qua. Gira, 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 gira. E via verso la nuova missione. Poi vedete in alto a destra la barra gialla è quasi piena, quindi vuol dire che fra poco, alla prossima, se riusciamo a farla, abbiamo la possibilità di passare di livello e un attimino cercare di prendere qualche abilità nuova che adesso non abbiamo. Le abilità sono importanti perché, come avrete visto in alcune situazioni, quando faccio qualche mossa particolare, sono delle combo che io sfrutto per uccidere prima gli avversari. Sicuramente oggi ti sei perso, è arrivato un coccodrillone, però purtroppo sono sceso dal cammello e abbiamo dovuto fare amicizia. Ognuno si presenta come vuole, lui voleva mordere e ho dovuto partecipare. Allora, vediamo un attimino, veloci, 500 metri, 500 to reach the new mission, the new sub mission, for exactly... Allora, sorry for my poor English because I am in Italian. If you are an international Twitcher, leave a comment or press follow if you want to see other games or a new game with this title. New title possibilities for PS5, PS4. Actually, we play with PS5. Quindi se volete vedere giochi in italiano, in inglese, cioè scusate, giochi per PS4 e PS5, ho fatto un po' di casino, chiedete e così vediamo di accontentare un po' tutti e divertirci assieme. Mo ci abbiamo andato a 150 metri la missione.
E quindi vediamo un attimo di capire che cazzo ci sta a fa. 70-60. Allora, per chi non conosce l'inglese, 500. Allora, 32 metri, 32 meter to reach the mission. Mi sa tanto che dobbiamo salutare Ergamello e andare a capire che ci stava qua. Allora, è qua dentro, ma qua c'è chiuso la porta, quindi da dove si entra? Sarà all'interno, c'è un cortile? Ma che vuoi? Cosa vuoi? Roba base. Stavo cercando la missione. Gli ho trovato un rompiscatole. Ah sì? Cazzo, questo è un rompiscatole di prima categoria. Cazzo, questo fa male, eh. Ma porca miseria. Ma stavo venendo proprio tranquillo. Ma io non lo so. Cioè due contro uno, ma non avete niente da fare? Ma porca miseria. Scappa, 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 cazzo, scappa! Porca miseria. Adesso ci penso io, mi ha rotto già le palle prima di cominciare. Questo col cavallo cosa vuole? Pensa te. Andate a fare in culo da un'altra parte, va. Eh? Vediamo un po'. Eh? In quattro sono venuti. Non bastava rompere le palle in uno, eh? Vediamo un po'. Cazzo sì. Qua mi hanno fatto male. Se non sto attento ci lascio le penne. Sarà meglio così stare qua dietro, fuori di bal. Allora. Non dovrebbe sfuggirti. Siete in 5. Devo stare lì a prenderle. Mi piace l'idea. Dai, 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 dai. Ma no, il cavallo non mi interessa. Porca miseria, sono salito a cavallo. Scappa, cazzo, scappa. Mamma mia. Ma questo cosa vuole anche lui? Non avete. Mamma mia, che botte! Ma non è possibile. Cazzarola. Ma porca miseria. Allora, cerchiamo di farla un po' più con intelligenza. Allora, eravamo qua. Allora, la missione era qua. Giusto? Ma salve, era così. Allora, mappa. Era qua. Ma il primo piano era? Vediamo un po' allora. Beh sì, vabbè, ho cannato in pieno. Sono caduto giù. Dov'è che? Qua non c'è niente. Pure. Bene, bene. Allora, io però qua vedo tutto chiuso. Qui di missioni io non ne trovo, eh. Se avete delle idee, suggerimenti, scrivete. If you have suggests for go on, please leave a comment. Dove cazzo sta? 50 metri di lì. Spider-Man. Allora, va giù. Non capisco perché. Non riesco a trovare dov'è la missione qui. Adesso arriveranno quei rompipalli. Esatto. Però sembra di sopra, vedi che c'è la freccetta in alto a 30 metri. No, di qua. Dov'è? Qua. Il primo piano. Primo piano, però non vedo niente. Questa è chiusa. C'è chiuso. 20 metri. Da dove si entra? Dov'è che c'è? Non c'è una porta aperta. C'è niente. C'è tutto chiuso.
Andiamo su di qua. Allora dentro ci sono il cortile? Esatto. Hai preso il tesoro? Benissimo. Andiamo dentro. Dov'è? Male. Voilà. Perfetto, livello completato, avete visto? A new level, a new ability. No, non è ancora. It's not the time. Quindi cerchiamo un po' di mettere il naso fuori da qua. Si potrà uscire, direi di no, perché vedo tutto chiuso. Da dove si esce qui? Non c'è la porta. Questa è chiusa, finestra chiusa. Bah. Non vuoi fare Spider-Man? Spider-Man, va, ma che roba, va. Allora, quei 5 rompipalle di prima sono spariti, e meno male perché quelli veramente ci hanno tolto il fiato. Prossima missione. Manca pochissimo, visto bene. Esatto. Qua per 40 punti non siamo passati. Ma niente, ci arriviamo. Allora, questa è fatta. Questa qui. Missione secondaria livello 10, Odissea. Va bene. A 300 metri. Ok. Mi sono scassato, ma fa niente. Chiamiamo Ugamel. Tac. Voilà. Servizio, avete visto che roba? Eh? Proprio. A chi stai imitando? Oh, sto qua, Rammel. Ugamel. Rammel, Rammel. Rammel di Bozzano, eh? E per quello lo chiamo così. Rammel. Allora, 170, 170. Va, stai lì, va, andiamo avanti ai piedi, se no qua non possiamo più. Avete sentito il rumore? Sentite qua? Il rumore dell'erba secca? Avete sentito? Spettacolare. Queste sono le piccole cose che dice la cura nel dettaglio. Per piacere, va. Allora, 100 metri. 70, 88 meter. Allora, vediamo un po'. C'è da scendere? No. Metri. Vedi, allora devo star sopra. Boh. Dirla. Vediamo un po'. Ci sono guardie ovunque, per Serapide. Quindi dove andiamo? Ah, lì sotto. Dov'è il Magi? Solo lui può aiutarmi. Ok, siamo arrivati. Ma che ci fai in quella strada? Le guardie hanno Questa capito che missione ci rispondiamo serve alle per 5 cambiare ragioni. livello, dai. E ora mi danno la caccia. C'è una taglia su di me. Essere un sacerdote della luce è dura in questa città oscura. Se vuoi posso portarti via da Alessandria, ma non posso proteggerti per sempre. Ti ho già chiesto troppo, Magi. C'è un piccolo tempio a nord che mi offrirà asilo. Le guardie sorvegliano le strade, Magi. Passiamo dal canale usando una barca. Farò piovere Scorta mentre il sentiamo sacerdote questi del tempio ostacoli. settentrionale. Sì, Ok. come Amon, sacerdote. Forse riusciamo a sgusciare via senza che se ne accorgano. Quindi scortiamolo. Non ho capito perché non ci dà però il segnalino solito. Odissea, dai. Quindi dove c'è da andare? Se devo scortarlo. Dove dobbiamo andare? Ah, di qua. Ok, l'ho vista adesso. Scusate.
Allora, di qui 826 metri. Viene o no? Ok, arriva. Ma se prendiamo Ugamel. Check. Bravi, andiamo su, dai. Sali, non vieni? Ole, bravo. Metri, vediamo un po', faccio da fare il giro attorno per forza, perché a meno che aspetto un attimo, se l'animale passa di qua ci basta, va, va, salto del cammello, forza, niente, va, va, va. Devo far tutto il giro. Dai, 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 dai. Voilà. E adesso dritti. Forza insieme. Eccoci qua. 500 metri scarsi. Dai che andiamo. Ma che bello. Veramente curato, eh. Guardate le piastrelle dei bordi a lato strada, che belle le statue. Fuori, ribelli. Nasconditi, io mi occupo delle guardie. No, vuoi farmi ridere? Fatti sotto. Non ci vogliamo. Oh, mamma che mestiere. Ho fatto una cazzata. Ah, cazzo, che cammello. Un cammello da... un cammello professionista questo qui, eh. Ma cosa vogliono questi? Ah, un attacco, ho capito, perché devo scortarlo. E allora adesso vi faccio assaggiare la spada. A tutti, ecco, anche quello lì, te. Ole. Dove dobbiamo andare? Giù di 100 metri. Dai, scendiamo. Scendi. Che dov'è? Ci sei? Cosa fa? Dov'è finito lui? Ma dov'è finito? Cosa volete tutti? Dai! Per da baci! Ma questo! Che pensi di rompermi le scatole da qua? Mamma mia, che botte! Ancora! Adesso mi ha rotto le scatole, eh. Questo qui con l'archetto può andare a fare culo dritto. Ecco, eh. E questo qua con questo cazzo di affare. Fiore di bal, dai. Ma carica in cosa? So. Ecco, avete finito di rompermi i coglioni dritti. Uno, due, tre. Anche questo qua. Il più furbo di tutti. Ale. So. Ce n'è ancora, eh? Guarda qua, to 1 e 2. Porca boia. Avete visto che gli ho tirato un sasso? Eh? E qui? Numero 1 di furbi? Basta, eh. Oh, che pesantezza tutti. Ancora mi provi a prendere con la spada? No, no, ha ritirato un pari di bal. Adesso l'ultimo mongolo, eh? Ciao! Via con quel. Guardacino lì. Dei balordi. Oh. Oh! Ci siamo levati dalle palle questi. Dov'è che è il nostro tizio da. È qua? È morto? È morto? Trasporta? Aia. Allora, fermo un minutino, andiamo a vedere perché abbiamo passato di livello e quindi adesso, cosa importante, andiamo a prenderci, abbiamo... Ciao a tutti che si sta collegando, vedo che qualcuno è arrivato, se volete commentare fate pure che siamo qua per andare avanti con il gioco, tutti insieme. Allora, nell'attrezzatura, no, abilità, ecco qua, tre punti abilità. Oggi avevo trovato una cosa che sembrava interessante, che se non sbaglio era questa, esatto, adrenalina 2, 3 punti di abilità. Prendiamo questa che
Inizi sempre un combattimento con la barra dell'adrenalina piena. Ecco, questo è sicuramente una cosa da un attimino provare. Ok, così almeno abbiamo, siamo un po' più pronti. Allora, questo è un cavallo, lasciamo perdere. Andiamo su. Dove dobbiamo andare? 116, 112. Facciamo prima andare a piedi, tanto. Ciao a tutti, vedo che vi state collegando, a me arrivano le notifiche, quindi hello to everyone, if you want to leave a comment, you are welcome. Commentate pure ragazzi perché siamo qua per giocare tutti insieme. Se avete consigli o se volete informazioni sul gioco, comunque sto giocando su una PS5. Ecco qua che siamo arrivati da questo, cosa dobbiamo fare? Perché non mi fai fare niente? Ah, il tizio che è scappato. Le nostre strade si dividono qui, Mejai. Non sono Ok. più un sacerdote. Il mio nome è Lisandra. Ok, Credo che ti Depo. piacerà usare Sì, la ho nuova arma. letto. Allora pace a te, Lisandra. Anche a te, Mejai. Bayek. Grazie. Ok. Se guardate in alto la barra dell'XP, adesso siamo solo 800 perché abbiamo appena passato il livello. Per chi ci guarda da YouTube troverete, ripeto, in basso in descrizione il link per iscrivervi su Twitch che è gratuito e poi schiacciate segui. Così potete partecipare in diretta alle partite e commentare e dare consigli. O anche scegliere che gioco giochiamo, tutti insieme. Allora, nella mappa, adesso vediamo un attimino cosa abbiamo. Questa qua cos'è? Non è un'emissione, ma un punto di raccordo. Allora, questo cos'è? Depreda il tesoro. Ok, andiamo a fare questo. Cammello. Coming back. E si ripassa sul ponte e torniamo di là. Sì. Ti leggo. Ma anche prima mi è arrivato il messaggio, 180, 160, 150 meter to the next submission. Sì, si legge, si legge. 100 metri. 50. Ecco qua. Non devo farmi vedere qua. Ehi, cosa? Sei lì. Grande, grosso, stupido, schi. Sì, esatto, guarda. E secondo vogliamo parlarne. Qua, il bestione è qui. Sveglione numero 2. Weila. Strada facile, eh? Allora, dice un altro? Ah, bene, bene, vieni qua. Vieni, vieni, che c'è la sorpresa. Tiè. Porca casa vacca. Dove te lo devi mettere quell'archetto lì? È anche tuo amico. Gli amici dell'archetto, va, pronti, finiti. Allora, andiamo avanti. Mo, vediamo un po' qua che è. Questa mi sa che è una bella legnata, eh. Preparatevi, perché qua mi sa che. Ciao a tutti per chi si sta collegando. Allora, vediamo un po'. E vuol dire che devo stare un attimino attento. 60.
50. Ecco qua. Ok. Alessandrini. Alessandrini. Sì. Bayek. Finalmente qualcuno che apprezza il mio genio. Hanno confiscato la mia opera. Stai attirando guai. Non è finita. Hanno incarcerato i miei attori. I migliori fra tutti i poeti di Alessandria. Dicono che se provo a mandare in scena l'opera, mi mettono a morte. Sta attento, Fano. Non sei un combattente. Tu pensa a scrivere. Io troverò la tua opera e gli attori. Arrivo. Allora, trova e salva gli attori. E allora, vediamo un attimino di impostarla. Andiamo in missioni, l'era dei poeti, clic, così ce la punta. Allora, trova e salva gli attori. E qua mi è arrivata la notifica. Ciao a tutti, risaluto sempre a tutti, parlate pazienza. 500 500, andiamo un po' a vedere dove sono. Dove sono questi attori qui? Tac! Cammello! Vuol dire che sono lì dentro. Comunque vedo che i metri vanno giù, dai. Quindi andiamo bene. Se devo andare di qua, almeno vado un filino più veloce, perché vedi, è dietro qua. 290, devo andare dentro per forza. No, 270. We're searching for the actor. 200 meter. Allora. Vabbè, ma comunque anche qua dovrebbero stare un attimino sul marciapiedi, eh. Parliamone. Allora, 170. Allora, dove c'è da andare? Chiamiamo Senu. Ferma, dov'è? Vogliamo dire che è qui? O dov'è che è? Che non lo identifica proprio completo? Perché vedo che non lo segna. È ancora in su? No. Dov'è che è? Di qui? È qui? No. Dov'è? Ah, eccoli qua. Ok. Ho idea che sono questi. Devo dedurre. No, non erano loro. Perché mi ha segnato ancora a destra. Porca miseria. Non me lo dà più? Forse ho capito la fine. Da che parte erano? Sono di qua. Sali. Allora, da che parte sono? Qua? No. Di qua? Qua? Questo potrebbe essere uno, eh? Ferma. L'ha beccato. Ok, eccolo lì. Allora. Voilà! Che leggiadria, eh? La roba fuori dal mondo. Vediamo un po'. Qua è pieno di guardie. Eh sì, è pieno di guardie. Adesso ci saranno cazzi. Allora, andiamo su di qui, se si può. Chi è mosso da drago? Ma chi è? Ah, abbiamo questi due fenomeni qua. Bravi ragazzi, bravi. Servizio impeccabile, eh.
Il prossimo chi è? Non deve assolutamente sfuggire. No, hai ragione, non deve sfuggire. Ce n'è ancora uno? Eh? C'è quel cazzo spiritoso? O siamo a posto così? Porca savaca. Allora, 70 metri. Vedo che di lì ci deve essere un bel casino, eh. Ci sono questi qua sotto che io direi di andare a prendere. Allora, vediamo di fare un passo per volta, perché se andiamo giù, guardiamo qua se c'è qualche cosa. Allora, qua ci sono le frecce. Poi andiamo qua dentro, non c'è niente qua da sgraffignare. No, vedo lì dietro un 11 segnato. Mi sa che sarà bene fargli la festa prima che la faccia. Dove è Clecole? Questo è già un bestione, eh. Quelli con lo scudo non li sopporto. Dai, vediamo un po'. Stai dormendo i piedi? Eh? Dov'è? Dai. Lavoro pulito, eh. Di classe. Qui è che abbiamo ucciso nessuno? Non ho capito. Cosa ho preso? Un bel niente. Cos'è? Uccidi uno dei due capitani. Allora, uno era questo. Perfetto. Allora, sopra. Ah, questo qua è il guardiano delle mosche. Ah, eccolo qua. Poi sopra. C'ho ben niente. Giù, veloce, dai. Il buco, non è così difficile, eh. Se devo cadere dentro, cado subito e vado là dentro. Ma porca stavacca. Non è possibile. Oh, se uno deve stare sul bordo, non va giù. Se devi cadere, non scendi neanche a calci nel sedere. Guarda te. Basta! Ha rotto le palle, eh. Devi scendere giù. Oh, palle. Che idiota. E là cosa c'è? Aspetta che arrivo. Dammi 2 minuti che vengo. Allora, oh, questo qui. Ciao. Ecco qui. Sei sempre salutato, eh. Scendiamo adesso, facciamo ancora prima? Ok. Lì fuori c'è un bel po' di gente, eh? Qui cosa c'è? Cos'è quella roba lì che segna? Cos'è sta roba qua? C'è dietro qualcosa? Ah no, in quel palazzo lì no, adesso no. Non andiamo a cercare delle cose adesso che non è il momento. Guardate che belli gli scudi. Veramente la grafica al top, eh. Sarà meglio che cerchiamo di salire a prendere l'ingegnere di sopra. Dov'è? È andato via. Non c'è più. Uè. Allora, prima roba. Le frecce le ho. Ah, uno è là. Ok. Aspetta. Voilà! E uno. È arrivato. Vieni qui, vieni. Pulito, perfetto. E qua dentro? Cosa abbiamo? Cosa interessante? Guarda che belli. Vediamo un po'. Ah, questo è il numero uno. Vieni qui, va. 2 su 2, eh. Gente di un certo livello, eh. Il castello di quelli svelti. Negli altri castelli ci siamo fatti 2 palle così per fare un lavoro del genere. Punto siamo,
aspetta che là ce n'è uno che ci aspetta. Qui c'è qualcosa da sgraffinare? No, non vedo niente. E tu? E piedi sporchi? Successo, è pestato qualcosa, eh? Ecco qua. Proseguiamo. I nostri obiettivi sono uccidere il comandante e depredare il tesoro. Secondo me, prima o poi qua viene fuori un bordello. Allora, cosa ci segna? Di sotto 20 metri dobbiamo, abbiamo la nostra missione. Stiamo facendo due missioni in una, eh? Quella di qui dei risveglioni. Va che bello! Aspetta un attimo, va. Fammi vedere un po' come funziona. Non l'abbiamo mai usato. Aspetta. Ecco qua. Uno! Va che bel lavoro. Poi? C'è più niente, eh? Ma cosa? Dove sei? Che rompipallo con quell'archetto lì. Mi stavo divertendo. Te. Oppa va. Va. Si può neanche fare. Va che spettacolo. Vieni qui tu. Pensa un po'. Questi te le riesciamo andare adesso. Subito. Sì, fuori di bar. È troppo forte. Allora, 37 metri. Qui ce n'è un altro? Morte ai tolemaici. Tac, tac. Liberati. 30 metri. È troppo. Mi basterebbe un pezzo di pane. Sì. Puliti, zitti. Oh mamma! È arrivato questo qua a difenderlo. Ma non ha niente da fare. Ma io mi chiedo e dico, non hai niente da fare, ecco qua, vai, piacerebbe che vengo fuori, eh. Va, che adesso fai una brutta fine, eh. Finito, a posto. Chi è che arriva? Tuo amico? Già. Non esco. Mi trovo così bene qua dentro, perché dovrei venire fuori, eh. Sono due perditempo. Ah sì? Verme a me. Adesso vengo fuori e ci penso io. Uè, stai fermo o no? Due. Ah, questo è il capitano. Beh. Toh. Vieni, lo rompi il ballo anche lui. Questo qui è quello che dobbiamo prendere. Stiamo facendo due missioni in una, eh. Guardiamola tutta sta storia. Allora, adesso tu esci. Aspetta che devo liberare anche questo fessacchiotto qui. Aprigli la porta. E adesso riprendiamo sul nostro amico. C'è una rivoluzione da iniziare. Trova e salva. Non ce la faccio. Aiuto. Cosa devo fare? Qui stiamo facendo troppe robe assieme. Deprende il tesoro. Uccidi il. Ma non hai niente da fare. Andare in giro con quella roba lì. Mamma mia. Ho già capito. Va. E adesso do una bella lezione al tuo velnico per roba lì. Mi si mette male qua. Via! Dentro! Sì! Ho sbagliato! E allora, facendo due missioni in una, qui sto facendo del gran casino, perché c'è uno da raccogliere su, quella! Lavoro pulito, eh. Avete visto le tre abilità che abbiamo acquistato? Cosa portano? Che gli facciamo un mazzo. Sono obbligati, eh. Così gentile. Ti ringrazio davvero. Allora. Adesso. Qua. Questo qui dove dobbiamo portarlo? Trova e salva gli attori, abbandona la zona vietata. Vabbè, trova e salva gli attori, ma io cosa devo fare? Ah, allora l'avete per vizio, eh.
Un altro? Ecco. No, io... non lasciarmi qui. Devo uscire da questo posto. Abbiamo capito, però. E hai visto le tre abilità che abbiamo preso? Con le tre abilità disponibili, com'è cambiata la sorsa? Se giocate a questo titolo, cercate bene quindi, ragazzi, di curare questo discorso qua, le abilità. Questa che stiamo usando adesso è questa qua. Sicuramente qualcosa portato. Fui un superbo sacco di grano alla mia prima comparsa. Allora, nel frattempo che siamo qua, è importante perché stiamo facendo due missioni in uno, quindi non perdiamo il controllo della situazione, dobbiamo anche cercare il tesoro, perché sennò rimaniamo poi a piedi. Qua non c'è. Che esperienza orribile. Vuoi stare fermo? Ah, questo qui è un papiero. Minuto, ragazzo, perché sto facendo tre robe in una. Questa è la terza, Ma chi se ne frega dell'ordine delle guardie? Non mi interessa l'ordine delle guardie, dai. Trasporta. Ehi, fai attenzione tu. Di qua si va giù. Nel frattempo dobbiamo capire, se vedete che mi sfugge, ditemelo, il tesoro. Muoviti, gigante! C'è una rivoluzione da iniziare! Ottimo, grazie del messaggio. Allora, dobbiamo, mi sa, liberare anche questi quattro poveri ragazzi qui, quindi. Ehi, fai attenzione tu! No, non lasciarmi! Libera. Devo uscire da questo posto! Sì, ti prendo su, però un minuto, perché là arrivano in quattro. E adesso mi devo andare anche a mettere qua. Ecco, bravo, mettiti lì dentro, vengo dentro anch'io, va. Opla. Uno, due, tre. Ce n'è? Che bordello! Ma che roba! La nuova funzione è uno spettacolo! Track! Servito su un piatto d'argento. Ce ne sono ancora degli altri? Sono più coraggiosi di quello lì? Dai, vediamolo un po'. Questo qui da dove è arrivato con l'archetto? Ah, pensa te. Allora, il nostro... ce n'è ancora? Ah, questo è arrivato a cavallo. Oh, mamma. Questa è una iena, eh? Dai, che la facciamo. Il più furbo di tutti. Va. Ma per piacere, va. Allora, torniamo a concentrarci sulle cose importanti. La gente da liberare. Che uno è questo qui. Perché stiamo facendo due cose in una, eh? Dobbiamo... e abbiamo il tesoro da tirar fuori. Oltre che qua, il fessacchiotto qua dentro. E adesso come facciamo a tirarlo fuori? Su, vieni fuori da lì. Ormai è finita, bastardo. Ti taglio la gola. Chi è che mi vuole tagliare la gola? Su. Questo qua? Dove vai col cavallo? Ma per piacere, vai, è arrivato anche questo. Te la faccio pagare cara! Sì, ma sei te che vuoi farmela pagare cara, eh? Spero di no per te. Dovevi fuggire quando potevi farlo, povero. Io come faccio a tirar fuori questo adesso? Come faccio a tirarlo fuori? Trasporta. Ok. Ah, ok. Allora, torniamo noi. Dobbiamo depredare il tesoro e portare fuori questo qua. Quindi. Ah, sano e salvo. Che esperienza orribile. Vuoi stare fermo? Guardiamo bene se vediamo qualcosa. E qui ce le dobbiamo passare tutte. Qua. Ricordo la mia gioventù sul palcoscenico. Fui un superbo sacco di grano alla mia prima comparsa. Ti prego, sta zitto. Hai preso Rocky? L'hai preso? Prendi. Ehi, fai attenzione tu. Allora. Non vedo niente. Vabbè. Sano e salvo.
Non lasciarmi qui. No, non ti lascio qui, basta stare zitto, rompono le balle. Allora. Sano e salvo. Che esperienza orribile. Vuoi stare fermo? Prossima volta che lo dici lo lasciamo qua, eh. Anzi, lo andiamo a chiudere nelle gabbie. È qua? Di preda. Muoviti, no. Gigante! C'è una rivoluzione da iniziare! Io devo trovare il tesoro nel frattempo. Oh! Così chiudiamo una delle due cose, eh. Un... No, ce n'è ancora uno. Caspita, è complicata sta storia. Un superbo sacco di grano. E devo aiutare i ribelli di lì. Li vedete che c'è il segno. Quindi andiamo giù. Mamma mia, che botta. Anche questo, dai, non ho niente da fare tutte e due, eh? Nessuno dei due ha niente da fare qua. E se te. Godermi la tua morte, ma ho di meglio da fare. Non ho trovato nulla. No, poi questo è ancora chiuso qui. E ok, poi devo aiutare i ribelli e devo prendere sul nostro amico che è qua. Ce la faccio. Aiuto. Quindi allora chi è? Questo è dei nostri. Vuol dire che questo sia un ribelle, eh? Sano e salvo. Che esperienza orribile. Vuoi stare fermo? Trovo e salvo gli attori. Ah, beh, scusate un attimo, perché qui stiamo perdendo un attimino. Allora, i tesori che abbiamo trovato erano 4. E ne abbiamo trovati 3. Muoviti, gigante. Quindi c'è una rivoluzione da iniziare. A sto punto andiamo dentro di qua. Qua. Ricordo la mia gioventù sul palcoscenico. Fui. Guarda, hai rotto i coglioni del palcoscenico, eh. Cerchiamo di capirla bene. Sta zitto. Ecco, stai zitto che hai rotto le palle a sufficienza. Il tesoro. Qui ci sono i manichini. Cosa? Qui ci sono questi. Ti fa ad aprire la porta? Da che parte l'è? Non deve sfuggirci. Ah, ancora arrivato. Dai. Vieni fuori, su. Ok. Adesso qua apri la porta. Non lasciarmi qui. Devo uscire da questo posto. Guarda, io adesso ti metto dentro nella gabbia, invece che farti non lasciarti qui. Liberi prigionieri, allora, aiuti i ribelli. Che gentile, grazie mille. Prego. Adesso devo andare a prendere quello che gli dice di non lasciarlo qua. Perché era un sacco. Faceva il sacco come attore. Invece adesso rompi i coglioni. Ehi, fai attenzione tu. Sì. Allora. I tesori. Uno. Proseguiamo. Ricordo la mia gioventù sul palcoscenico. Ormai lo sanno tutti che facevi l'attore e soprattutto rompevi i coglioni. Parliamone, decisi. Se siete d'accordo anche voi, lasciate un commento. Che ha rotto le palle lui, l'attore, il teatro e tutte le cazzate che ha fatto prima. Sano e salvo. Che esperienza. Non è ancora detto che sei sano e salvo, perché adesso ti buttiamo giù perché hai rotto le palle. Pensa te. Devo continuare a questo mongolo qui per andare su, come si fa? Sali? No? Niente? Muoviti, gigante! C'è una rivoluzione da iniziare! Io volevo salire, ma la vedo un po', non si può, eh? Forse perché ho questo in braccio, giustamente. Allora, però noi dobbiamo trovare il tesoro, ragazzi. Ne abbiamo ancora uno, ne abbiamo trovati 3. Attenzione, tu! Guarda, io se posso disabilitare questo qua, mi rompe le palle, lo disabilito. Allora, stiamo girando tutto il villaggio. Di qui siamo passati perché ho visto i cadaveri per terra. Che sono lì, se vedete. Qui. Vuoi stare fermo? Non c'è niente neanche qui. Dove sarà? Facciamo una prova con l'uccello. Lì cosa c'è? No, di qua. Qua. Cos'è?
Qua c'è qualcosa, eh? Partiamo da qua, 75 metri. Non so, non vorrei che sia un'altra missione. Perché qui se usciamo dal castello, qui usciamo dal castello però, eh? Direi di no. Non andiamo bene perché se andiamo fuori perdiamo tutto quello che abbiamo fatto qua dentro. Io devo capire qua dentro dov'è che è il terzo tesoro. Se c'è qua. Qui cosa c'è a 67 metri? Qui siamo ancora all'interno, io direi, no? Ti prego, sta zitto. Ragazzi, finiamo questa missione, poi ci fermiamo qua, che oggi ne abbiamo già fatte delle altre. E se vi piacciono le puntate o volete vedere qualcosa, cliccate, seguimi. Fai attenzione tu! Sicuramente ci fa piacere. Allora, finiamo questa missione qui, però devo trovare per forza sto cavolo di... Ricordo la mia gioventù sul palcoscenico. Allora, di qui siamo passati, ma siamo andati di lì. La mia prima comparsa. E non siamo venuti di qui. Quindi... Ehi, fai attenzione tu! Questa zona non l'abbiamo fatta, eh? Vediamo... se troviamo qualcosa. Muoviti gigante, c'è una rivoluzione da iniziare. Ci vuole la pazienza sentire questo qua. Di qui c'è niente. Sano e salvo, che esperienza orribile. Vuoi stare fermo? Io penso che l'esperienza orribile te la facciamo fare, dai tempo ancora un attimo. Adesso quando ti metto giù vedi. Niente. Io però vedo questi 50 metri qua. Ricordo la mia gioventù sul palcoscenico. Mi verrebbe di andare dentro di qua. Un superbo sacco di grano alla mia prima comparsa. Ma vedere dove si va di qui, con quei 38 metri lì. Eppure guardiamoci in giro prima che ci scappa qualcosa, perché abbiamo da finire, prendere l'ultimo tesoro per concludere una delle due missioni che abbiamo in ballo. Sano e salvo. Che cazzo, io non sopporto più il tuo imbecille. Vuoi stare fermo? Ma chi è che ha fatto sto dialogo da coglioni qua? Ecco, questo è un difetto, eh. Continua a ripetere la solita roba. 37 metri. Allora, cerchiamo di... Muoviti gigante! C'è una rivoluzione da iniziare! Siamo passati, ma qui non c'è niente. Seguiamo questi 30 metri qua a vedere dove ci porta. Di sopra vedo. Ok, è sopra. Qualcosa di sopra c'è da fare. Ehi, fai attenzione tu! Il salire sopra come facciamo? Qua, c'è la scala, ok. Non l'ho vista, scusate. Allora. Ricordo 15 metri. Sul palcoscenico. Oh, forse abbiamo trovato. Un sacco di grano alla mia prima comparsa. Ti prego, sta zitto. Oh, una delle due missioni l'abbiamo fatta, eh. Quindi adesso vediamo di finire la seconda e poi ci fermiamo per stasera. Quindi questo che cos'è? Mettiamo giù un attimo un rompiscatole. C'è una rivoluzione da iniziare. No, e vediamo qua. Non lasciarmi qui. Devo uscire da questo posto. Esatto, esatto. Bravo Depo. E poi dobbiamo, allora adesso dobbiamo abbandona, no, trova e salva gli attori. E come faccio a trovare e salvare gli attori? Che esperienza orribile! Vuoi stare fermo? Pazienza. Allora, sta parte l'abbiamo fatta, ma trova e salva gli attori? Dove sono? Ehi, fai attenzione! Devo capire cosa devo fare. Allora. Devi venire contro il regime del teatro vuoto di Alessandria, prendere dal drammaturgo che le guardie gli hanno rubato il copione, hanno rapito i suoi attori. Trova e salva gli attori. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Trova e salva gli attori. Depo? Se avete idee, if you have any suggested to follow on in this game, please leave a comment. Se avete delle idee su come proseguire, per cortesia, perché non riesco a capire come fare questa parte dove dice
Trova e salva gli attori. Ah, sano e salvo. Che esperienza orribile. Quindi, che cazzo c'è da fare? Allora, non sono questi nelle gabbie perché li abbiamo presi tutti. Vediamo un po'. Se vediamo qualcosa. Cosa c'è? Qua cosa c'è? C'è qualcosa qua? O è di là? Vediamo un po'. Cos'è che c'è qua? Non riesco a capire come possiamo andare avanti. Ciao a tutti, perché vedo che si è collegato qualcuno. Non capisco cosa dobbiamo fare. Ehi, fai attenzione tu! Ah, sano e salvo! Che ci fosse anche ad andare lì, io come faccio? Puoi stare fermo. Guarda i piedi. C'è un segno. No, non lasciarmi qui. Devo uscire da questo posto. Guarda, da un po' che volevo lasciarti giù perché ero preparato. Allora, a 9 metri c'è quello lì che ce lo segna. E poi qua cosa c'era? Ehi, hey, cosa? Cosa? Ti ammazzo! Allora, perché ci ha segnato qua? E un altro 40 metri. Ah! Beh, queste qui sono le due. Ma non me ne faccio niente io di queste due robe qua. Cosa faccio? L'unico che mi segna sotto è quello lì col giallo. Sta cosa da capire, eh? Prova e salvo gli attori. Tac. Allora, abbiamo sempre solito rompipalle qua. Ma dov'è da portare questo? Muoviti, gigante! C'è una rivoluzione da iniziare! Sì, ce l'hai già detto 100 volte, ne abbiamo le palle piene tutte. Dove dobbiamo portarlo? Ah, ricordo la mia gioventù sul palcoscenico. Fui un superbo sacco di grano alla mia prima comparsa. Ti prego, sta zitto. Ehi, fai attenzione tu. Dammi un'idea di dov'è che dobbiamo andare, perché non ho più soluzione. Ricordo la mia gioventù sul palcoscenico. Fui un superbo sacco di grano alla mia prima comparsa. Ti prego, sta zitto. Non so cosa dobbiamo fare qua. Non so come dobbiamo andare avanti. Tu. Non riesco a capire. Non riesco a capire cosa dobbiamo fare. Muoviti, gigante! C'è una rivoluzione da iniziare! Allora, ci segna adesso questa pallina qui. Che cavolo è? Grazie, ma c'erano altri due. Sono scappata. Le guardie di Gennadio vogliono ucciderli. Hanno preso l'opera e sono andati al palazzo. Avevo visto un pallino sopra, allora forse dovevamo portarlo fuori. Siamo arrivati nel posto giusto. Dove sono gli attori? Perché una missione l'abbiamo finita. Che era quella dei due, cioè che c'erano i quattro tesori. Qui abbiamo ancora un pezzettino, poi la finiamo. Perché trova e recupera il copione.
È una delle ultime cose che dobbiamo fare, poi ci fermiamo. Allora, a 150 metri, ma sarà di sopra, torniamo su. E no, dobbiamo portarlo fuori, in mezzo a tutto il casino. Il problema è che non ho capito, perché stavamo facendo due missioni in una. Allora, 120 metri. Adesso dobbiamo trovare e recuperare il copione. Cazzo. Vai. E soprattutto pesante, eh? Ha rotto le palle che a metà bastava. Cosa fa? Cosa fa? Ah, guarda, ecco, sarà meglio. Per andare di là. Ah, guarda lì. Che bel cavo, che bella fune. Saliamo un attimo. Tac. No, 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 no. Vai su, sali, sinistra, sì, buonanotte secchio, va qua, campione di immersione, roba, bravissimo, bravissimo, bravissimo. E adesso? Porca vacca, come faccio a uscire? Qui? No? Allora, il seno, dai che dai, ferma. Dov'è? Dov'è? Qua? Qui? È qui? E hai visto? No, questo lavoro non ci interessa. Che sia qui? No, dobbiamo andare un po' su. Dov'è? Qua? No. Non è lì. Eccolo lì, è qui. Allora, ce n'è uno qui e uno lì. Ma non ho capito perché, scusa. Abbiamo due cose da fare. L'ho capita, scusatemi un minuto, eh. Cioè, qua mi segna di andare di... Ma dove cavolo devo andare? Uno è là. Allora, per andare di là, di qui, c'è un po' più basso. Va che scioltezza, va. La roba. Troppo bravo, eh. Bravissimo, bravissimo. Allora, vediamo un po'. Andiamo su, 50 metri, 20 metri, devo dedurre che qui quasi arrivati, dov'è che è? E questo? Andiamo, giovane poeta. Ehi, ma non dovreste essere in due. Capanea è fuggito e non volendo ha portato le guardie da me. Mi braccano come una frena. Se ti occupi di loro, potrò tornare da Fano e il nostro capolavoro sarà salvo. Questa è una missione molto articolata, Perché va che bordello. Scorta l'attore e trova il copione. Dobbiamo trovarlo o saremo costretti a pulire le stalle per mesi. Certo che quel bastardo è qui da qualche parte. Allora, adesso devo tornare dall'altra parte. Ma certo, sarò fuori. E quello con l'arco, ma non... Quelli con l'archetto, secondo me... Andiamo a vedere qua, 110 metri, cosa c'è? Dai, Spider-Man, fammi vedere. 70. Cento. Ci stiamo girando attorno. Qui Spider-Man. Allora, 90 metri. Decla. Tac. Tac.
Madonna. Ecco. Ah, meno male. Allora, 70 metri. Ancora? C'è da tornare di là? No, allora. Se ne sono due non facciamo confusione. Uno è di qui. Caspita, ero giusto? Mi sono girato, ho fatto casino. 50 metri. Dov'è che è? Scusate. Sì, hai visto? Allora, 30 metri sopra. Sedici metri. Le guardie non scherzano. Allora, 10 metri sotto, già capito. Chi è? Conferma uccisione. Ah, ok, va bene. Allora. Prova a recupero come l'ambato. Scorta l'attore. Ok. Allora. Qua abbiamo fatto un errore in pratica, nel fare le due missioni di prima, perché sta parte qua ce la siamo un attimo persa. Cos'è che secondo mi devo soffiare il naso per fare questo? Allora. No, ci eravamo passati prima. Questa qui, prima abbiamo fatto due parti. Questo? Cioè, questo qui chi è? Ma guarda te. Pazzesco. Questo è un errore, eh? Il primo che abbiamo trovato, comunque. Veramente, adesso abbiamo giocato parecchio. Allora, adesso dobbiamo tornare di là. Perché nella fase delle due missioni, quando abbiamo fatto fuori quella parte lì, dovevamo confermare l'uccisione, non l'abbiamo fatta, quindi ci segniamo una parte. Però siamo andati avanti, ho visto, perché comunque il... Dai. Un po' pesantino. Dobbiamo adesso tornare dall'altra parte del fiume, secondo me, a prendere quell'altro rompipalle. Quindi andiamo di là. Sì, però, guarda, devo dire che... è il primo che vediamo da quando giochiamo questo gioco, eh. Quindi complimenti, perché so di alcuni titoli che sono pieni. Non sono tutti fatti bene, purtroppo. Allora, dobbiamo tornare dal tizio che abbiamo preso prima. E dobbiamo scortarlo alla strada principale. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce n'è ancora? Voilà! Eccolo là? Eccolo qua. Ok, è lui. Certo, sarò silenzioso come... Fermo. Allora, dobbiamo scortarlo a una strada principale. Ok. Quindi dove andiamo? Dobbiamo andare di qua. Sta venendo? Arriva? Di cosa tu stia parlando? Ok. Saresti un perfetto eroe tragico, di quelli che vengono schiacciati dagli dei, invidiosi della... Guarda, dopo l'attore che faceva il sacco, adesso ti portiamo sulla strada principale per fare dei balti, il tuo amico. Allora, aspetta, vieni di qui, devi andare sulla strada principale. Però, o no, ho visto male. La strada principale, e dove c'è una strada principale? Qua? Non ho capito una cosa. Adesso è 3 metri, è lui che dobbiamo scortare, infatti. Allora, dobbiamo portarlo su una strada principale. E qual è una strada principale? Questa? Non ti aspetta. Ok. Ora niente potrà impedirci di smascherare questo regime. Ti ringrazio. Di certo Capaneo tornerà da noi, come sempre. Allora ragazzi, l'idea è che abbiamo finito la partita di stasera e abbiamo fatto un bel passo avanti. Torna da Fano. No, dobbiamo ancora fare un pezzettino.
Quindi facciamoci ancora un pezzettino, altri 400 metri. Cammello, tac. Visto che roba. Addestratissimo, bravissimo. Allora, dobbiamo andare di qui a 300 metri. Forza che finiamo. Aspettate una cosa, scusate perché mi è venuto in mente una roba importante e mi sa che ho fatto una cazzata. Un secondo solo arrivo, eh. Un secondo, perché qui mi sta facendo tribulare sta roba. Oh, Jere. Allora, scusate, mi stavo dimenticando di fare una cosa importante. Allora, andiamo avanti a 300 metri, a destra, 290, 250. Dai che finiamo la missione. Muoversi, su! 90 metri. Abbiamo fatto una missione bella. Ah sì, ecco qua. Dobbiamo tornare da sto tizio qui. Allora, quello che ci ha fatto far tutto sto bordello. Voilà! Ce l'hai fatta, Bayek. Grazie. Non ho mai dubitato. Ok, ragazzi. Missione compiuta, 1500 ci hanno dato. Tanto, tanto, guardate che roba. Allora, grazie a tutti, se vi è piaciuto vi chiediamo di seguirci. If you like the play or do you want to see other play in, with Odyssey, Assassin's Creed, please follow. Se volete seguirci e vedere altre partite di Assassin's Creed, schiacciatemi segui. O se volete vedere Gran Turismo, altri titoli, Call of Duty, qualsiasi altra cosa, abbiamo in mente l'idea di giocare anche un chart dell'ultima versione su PS5. Quindi grazie a tutti per il momento e chi guarda su YouTube, guardate sempre sotto in descrizione che lasciamo il link per collegarvi su Twitch. Grazie a tutti e ciao, a domani a delle nuove puntate per giocare assieme.